E bentornati in Hollow Knight. Nello scorso episodio abbiamo fatto il DLC della Grim Troop e tutto quello che riguarda Grim, l'incubi, il cuore all'interno dell'incubo e cose del genere. Ed oggi andremo a fare il Pantheon. Questa è l'unica cosa che non ho toccato in nessun modo e che non ho mai fatto in passato durante il mio primo playthrough del gioco. Quindi tutto quello che andremo a fare oggi sarà una cosa completamente nuova per me. I suoi contenuti li conosco e di sicuro sarà molto difficile, richiederà un sacco di tempo. Quindi diciamo la maggior parte della sfida complessa e della parte difficile di quello che andremo a fare oggi lo farò in live, in modo da non essere solo nel mentre mi torturo probabilmente per ore nel cercare di fare ogni singola cosa, perché cercherò di fare tutto. Le parti importanti della live poi verranno ovviamente tramutate in parte di questo video qua, quindi non vi preoccupate, questo video qua è comunque al 100% completo di tutto, quindi a questo punto qua non ci perdiamo in chiacchiere. Abbiamo comunque un paio di cosette da fare prima, quindi iniziamo. Allora, una cosa che per il momento avevo rinviato di fare e non l'avevo ancora fatto è una cosa qua interna nella casa di Bretta, perché nella casa di Bretta, se vi ricordate, scendiamo qua sotto, c'era questa cosa qua. Qua non ci siamo ancora mai entrati. Volevo farlo le scorse volte, ma alla fine non ci ho avuto il tempo, quindi lo facciamo molto volentieri oggi. Vediamo cosa troviamo. Terrificante, bello, grigio principe Zote. Ok, questa qua è una boss fight contro Zote. È il punto di vista di Bretta di quello che è realmente Zote. Quello per cui lei è, come vede, lei è realmente Zote. E questa qua è una boss fight nel suo sogno, nel quale vediamo il suo punto di vista appunto di lui. Ok. Il che potrebbe essere abbastanza complesso, perché è un po' difficile come combattimento questo qua. Non è proprio semplicissimo, onestamente. Ok. Ok, devo trovare un momento per curarmi adesso. Questo qua non è un buon momento. Ok, perfetto, questo non era un buon momento. Questo qua non era un buon momento. Forse questo qua è un buon momento. Oh, non era un buonissimo momento, va bene così. Allora, se riuscissi a sconfiggere il primo tentativo non sarebbe per niente male. Ok, mi curo di nuovo un secondo. Potremmo sfruttare l'occasione per colpirlo. Ma dai! Eri per terra, eri per terra, eri per terra. Non ti azzardare. Eri per terra. Come cavolo hai fatto? Saltava, salta. Zote salta, Ti prego Zote, smetti di saltare Zote. Eri dietro la tenda, eri dietro pure la tenda adesso. Eri pure dietro la tenda, ma ti sembra il modo di fare le cose? Ok. Ok. Non basta per nulla, Qua posso fare un po' di danni almeno. Ok. Mi curo il più possibile. Oh, dai, si è pure lanciato al lato apposta. Mi ha predictato al 100%. Ok. Bene. Please. Oh, sconfitto. Nice. Primo tentativo. Let's go. Fatto. Yeah. Vinto. Non mi ricordo neanche se sta cosa qua ci dava niente. Ah, ci dà delle essenze. Neanche troppe. Però quella cosa lì è tecnicamente ancora accesa. E se andiamo qua fuori possiamo notare che adesso Bretta è più triste. Lo sta ancora ascoltando, ma non è innamorata come lo era prima. Grigio principe, le tue parole si ripetono? Perché se noi continuiamo a sconfiggere il grigio principe Zote sempre più forte, sempre più difficile all'infinito, a un certo punto lei completamente perderà interesse, avremo sconfitto al 100% il suo sogno e quindi lei se ne andrà e non ascolterà più Zote. Ma Zote è talmente fissato sulle sue parole e su quello che sta dicendo che continuerà a parlare al vuoto all'infinito. Questo è quello che può andare a fare se continua a sconfiggerlo all'infinito come nemico. Essa è una cosa che non porta assolutamente a niente, non è per nulla importante, quindi in questo caso qua non lo andrò a fare, però questa qua è una cosa che si può fare all'interno del gioco. È pochissimo importante, perché questo non l'avevo fatto finora. L'ho mostrato comunque oggi per completismo, però non è per niente importante. Allora, a questo punto qua invece andiamo a fare le cose veramente importanti.
Quindi dobbiamo raggiungere le idrovie e andare nella zona dei rifiuti qua in fondo. È un po' distante, è un po' lontana come zona, però questo è quello che andremo a fare. Eccoci qua, ci dovremmo essere, perché un sacco di tempo fa, quando abbiamo raggiunto la pila di rifiuti qua nelle idrovie reali, la fossa di rifiuti, avevamo incontrato questa cosa qua, che non l'abbiamo mai aperta, non ci abbiamo mai interagito né niente. Adesso noi nell'inventario dovremmo avere, se non sbaglio, qua una chiave semplice. E avendo una chiave semplice adesso possiamo entrare qua dentro. Un bozzolo incatenato con una serratura semplice. Usare la chiave semplice? Yes. Era tipo un sarcofago con al suo interno una creatura dentro. Sintonizzatore divino. Dispositivo che entra in risonanza con esseri di grande potere. Cerca gli dei di nido sacro. Sintonizzati con il loro potere. Ascendi attraverso la loro forza. Ok. Buona sapersi. E ce lo mette qua sopra. Dispositivo che entra in risonanza con esseri di grande potere. Brilla intensamente quando sconfiggi potenti avversari. Quindi questa creatura qua che adesso troviamo morta all'interno di quel sarcofago, che era chiuso pure con una catena e roba simile, quello forse non faceva parte del sarcofago stesso, c'entra di sicuro in qualche modo con i grandi esseri e con gli dei di Nido Sacro. Quindi noi adesso possiamo fare così. Ed eccoci qua. Abbiamo raggiunto un posto che esteticamente è molto diverso. Questa è la casa degli dei? Non vogliono che noi entriamo? Di cosa si tratta questo posto qua? Casa degli dei. Oh, salve. Posso sentire i vostri pensieri? La nostra mente è un mare. Sintonizza. Va bene. Oh, questo si è aperto. Sfida. Allora, oh, si aprono tutti? Si aprono tutti? Ok. Non so in realtà come si attivino o come non si attivino, perché appunto è una cosa che non ho mai fatto in passato. Però so che cosa sono appunto quegli oggetti lì. Qua invece c'è tipo una cosa che blocca e non posso andare avanti. E se vado qua sopra... Ah, se vado qua sopra c'è comunque qualcosa. C'è questo che al momento attuale non possiamo aprire e interagire né niente. Se è qualcosa con cui possiamo aprire e interagire qualcosa. Cercare potere. Questa è la nostra panchina, dove possiamo riposarci, salvare e tutto mentre siamo qua dentro. E c'è qualcos'altro in questo posto? No. Comunque queste creature qua che troviamo qua dentro sono delle creature che sembrano comunque molto probabilmente degli insetti, ma che hanno delle maschere dorate particolari. Quindi molto probabilmente, come quegli altri della Grim Troop, erano delle creature con delle maschere differenti, provenivano molto probabilmente appunto da un regno diverso da quello che è Nido Sacro, probabilmente anche loro hanno una cosa del genere. Oh, qua non sono mai stato, quindi sto controllando questi posti qua per la prima volta. Forse le loro maschere hanno un obiettivo diverso, svolgono una funzione differente rispetto a altre maschere che abbiamo visto all'interno del gioco. Sappiamo che è la casa degli dei. E hanno parlato di un mare comunamente, di cercare potere, di sintonizzare. Ma sintonizzare cosa? Cosa significa anche sintonizzare? Al momento non lo sappiamo. Qua dentro cosa c'è? Forse so cos'è questa stanza qua. Oh, esamina. Sala degli dei. Oh, questi qua sono tutte boss fight che abbiamo visto durante il gioco. Cicalina madre, crude fauci furioso, falso cavaliere, campione decaduto, Ornet protettrice, Ornet sentinella. Sono tutti combattenti che abbiamo già visto in passato. E qua abbiamo le statue di tutte le boss fight del gioco. Perché il Pantheon, la casa degli dei,
è una zona del gioco dove puoi andare a sconfiggere tutte le boss fight del gioco. E la parte difficile di questa boss sarà appunto una boss rush, dove devi sconfiggere tutte le boss fight del gioco. Quindi quello che andrò a fare adesso in live è cercherò di finire tutte le sfide che abbiamo visto di sopra, nelle quali dovremo sconfiggere senza mai morire, senza mai riposarci e senza mai fare niente la maggior parte delle boss fight del gioco, una dopo l'altra, senza poter prendere una pausa. E qua compaiono tutti diciamo, statue, trofei, comunque i simboli che rappresentano le boss fight che abbiamo sconfitto. E questi qua si stanno accendendo proprio perché nel gioco base e nel mondo base comunque li ho sconfitti. Ed è per questa ragione qua che stanno comparendo. Ce ne sono anche altri per caso? Ce n'è qualcuno qua sopra? Qua c'è una parete bloccata che dovrò sbloccare forse in futuro. Qua ce ne sono altri. Adesso non credo che li avremo tutti. Appunto, non credo di averli tutti. Questo dio vuoto è al vertice di un pantheon. Perché ci sono anche delle boss fight originali all'interno di alcuni di questi boss rush e di queste sfide qua. Quindi alcune di queste non le ho mai viste. E le andrò a sconfiggere per la prima volta, appunto perché il pantheon non l'ho mai fatto. Questa volta qua, perché in passato non li ho mai sconfitti. Sarà divertente, dovrò diventare davvero bravo a sconfiggere questi nemici qua e dovrò impararli davvero molto bene a combatterli, perché sarà molto tosta come cosa e mi richiederà un sacco di tempo. Per questa ragione qua voglio farlo in live, proprio perché non è una cosa che posso fare in un'oretta. È una cosa che mi richiederà un sacco di tempo e vedremo cosa succede. Io tanto nel frattempo sto sbloccando tutti perché... Ok, fate tutti? Perfetto, qua c'è un'altra panchina, noi possiamo anche riposarci. E credo che li abbiamo visti tutti. Appunto, questo qua davanti è la lista di tutte le boss fight del gioco e qualcuna me ne manca. Te pensi qualcosa di diverso? La nostra mente è un mare. Anche loro hanno qualcosa tipo una mente unica come i funghi e roba simile? Possibilmente. Comunque, molto probabilmente il sintonizzatore che c'è nell'inventario, che si può accendere con questi quattro slot che vediamo là sotto, forse serviranno qua sopra? Possibilmente. Non lo so, appunto, è una cosa che non ho mai fatto in passato, quindi... Adesso devo vedere. Però questi tre, 1, 2, 3, saranno le prime tre sfide che dovrò andare a fare. Ok, questa è una cosa che andrò a fare in live adesso. Anche Nightmare King Grim dovrebbe essere facile paragonato a questo, perché ho tre porte che adesso posso andare a sfidare, che dovrebbe essere una boss rush, ognuna di 10 boss fight differenti. E a quel punto, quando avremo finito il quarto pantheon, che dovrebbe essere ancora più complesso, dovremo sbloccare il quinto pantheon, che credo sia questo qua, nel quale devi battere in un singolo colpo tutte le boss fight del gioco insieme a morire. Credo che sia così. Pantheon del Maestro. Cerca gli dei dell'Aculio e del Carapace. Limitazioni, non voglio nessuna limitazione, grazie. Iniziamo. Iniziamo. Sure. Udo crack. Banana ma crack. Attraverso il sacro combattimento, noi ci sintonizziamo con i più grandi esseri di questo reame. Oltrepassando queste porte, hai sfidato niente meno che i suoi dei. Ti consideri all'altezza di questo pantheon e dei suoi padroni? Sguarda la tua arma, or dunque, folle tra i folli, e sii dannato per la tua arroganza. Ok, prima boss fight è lui. Lui in realtà forse mi dà fastidio, perché l'ho sempre trovato fastidioso lui da combattere. Ora sto prendendo due volte. Ci sto 2 ore a sconfiggerti così. Ok. Top. Difficilissimo lui. Primo boss fatto, vai. Oh, cicalina madre. Sure, va bene. Però sono più resistenti, per forza. Se no l'avremmo già sconfitto tecnicamente. Escono pure i piccolini, non escono i piccolini, va bene. Falso cavaliere, quello piccolo o quello forte? Mi sembra quello debole. Colpo caricato giusto per... Ok, va bene. Ok, terzo fatto. I primi tre sono loro. Chi è il quarto? Oh, te sei una boss fight? Non ti considero una boss fight, ma va bene. Ok. Vabbè. Lui è un po' più semplice. Lui è abbastanza gestibile. Hornet? Hornet. Prima Hornet, vero? Prima Hornet. Non la seconda. La seconda è molto più complessa per me. Questi qua sono facili perché sono i primi. Quindi fino adesso non mi devo neanche concentrare troppo, in fin dei conti. Beh, comunque resistenti questi qua. Oh, c'è una pausa? Ah, quindi c'è una pausa.
Però se muoio credo di iniziare comunque da capo, no? Però almeno puoi respirare un secondo, ok. Prossima boss fight cosa potrebbe essere? Ah, Gorb. Oddio, Gorb, non so come cazzo si combatte. Prima, l'ultima volta che l'ho combattuto a cazzo duro semplicemente perché ero OP. Non so quale metodo giusto per combatterlo. Non mi sembra comunque troppo difficile. Oh. Ok, no. Gorb non è difficile. Ok. Ah, difensore. Ok. Questa è già più complessa. Un po' più difficile lo è qua. Oh, mamma mia. Mi ha fatto il predict incredibile. Sapeva esattamente che sarei imbalzato lì prima o poi. Così. Così. Perfetto. Ok, è andata bene. Siamo al settimo combattimento, ce ne mancano ancora tre. Se tutto va bene, ce ne mancano ancora tre. Oh no. Ok. Why? Perché lui? Complimenti per il boost alla vita. Porca vacca. E ne ho boostato un pochino la vita. Allora. Oh. Oddio, non so come si combatte con le abilità a lui. No, è vero, no, l'ho incontrato pure nel... L'ho incontrato pure nella terza sfida del Colosseo. Ok. Ah, mi ha preso. Oh. Ok, mi ha preso una singola volta. Vabbè, dai, non è male. Oh. Possiamo parlargli. Allora, quando siamo entrati ci ha appunto parlato del fatto che loro stanno cercando di entrare in... in risonanza? Stanno cercando di sintonizzarsi con gli dei di Nido Sacro. E appunto stiamo incontrando tutti le boss fight all'interno di questa dimensione qua. Quindi vediamo che ci dice. Cercatrice di dei. Perché essere meschino sei entrato in questo Pantheon? Grande discordia che è il rumore del tuo agitarti, sovrastando le divine risonanze sulle quali noi ci sintonizziamo. Vorresti forse impedire il nostro sacro proposito? L'invidia ti ha dunque condotto una tale follia? Preghiamo che gli dei di questo reame ti puniscano, ti cancellino, ti distruggano senza appello. Lei non è molto... molto positivo come personaggio, devo dire, eh. Fatti avanti essere meschino e possano gli dei distruggerti senza appello. Posso usare la Culeo? Oh, dei di Nido Sacro, mostrateci la vostra potenza. Ci sintonizzeremo con voi e ascenderemo sempre di più. Vogliono ascendere sintonizzandosi con le divinità di Nido Sacro. Cosa significa ascendere? Non lo so, però boss finale? Ultimo combattimento? Sì, siamo a 9, ci manca il decimo. Chi è il decimo? È una persona che non ho mai incontrato, probabilmente sì. Oh, non so chi potrebbe essere. È uno dei... Ah, è uno di loro, ok. Oro! Non ti ho mai combattuto, non so cosa cazzo fai! Wow, complimenti! Complimenti! Ah, spero di fargli un parry! Oh shit! Ok. No, pensavo andasse fino in fondo. Ok. Dov'è il secondo? Dov'è il secondo? Eccolo qua il secondo. Eccolo il secondo. Ok, adesso devo fare la cosa di prima ma con due contemporaneamente. Aia. Uff. Aia. Wow. Non mi sto prendendo il volo. Curati please. Ok. Ah. No. Dai. Perry. Quanta vita hanno, mamma mia. Ok, uno è andato. No. Ah, oh, sì, invece sì. Ok. No. Pensavo fosse l'altro attacco. Non siamo avari. Ok.
Dai. Ma quanta vita puoi avere ancora? Va bene. Quanta vita puoi avere ancora? Ah, infatti. Arriva il terzo? No, ok. Il terzo è a parte. Woo! Primo Pantheon First Try, dai. Primo Pantheon First Try. 16 minuti. Abbiamo speso 6 di quei minuti sulla prima boss fight. Immagino che il prossimo ci sia... Mato? Non mi ricordo chi manca dei tre. Mato? Oro, Mato? Sheo, no, Sheo. Manca Sheo. Seconda sfida. Non so cosa ci sia possa essere qua dentro. Entriamo e basta. Pantheon dell'artista. Ok, infatti. Qua incontriamo Sheo come boss finale. Cerca il dio ispirato. Iniziamo. Iniziamo. Secondo Pantheon. Vediamo che cazzo succede qua dentro. Vediamo che succede nel secondo Pantheon. Ok. Tu ingrato pidocchio, nella loro immensa misericordia, gli dei ti hanno promesso di uscire vivo dal loro primo Pantheon. E tuttavia persisti nel voler metterti alla prova contro la loro potenza? Va pure incontro a tua dannazione ordunque. Noi potremo riprendere la nostra concentrazione e i nostri menti ascenderanno sempre di più. Quindi loro stanno appunto facendo questa concentrazione, stanno concentrando per far ascendere le proprie menti. Oh, Xero. Ok, ok. guardiano. Vabbè, diamo le ali, abbiamo le ali, dai. Ce la possiamo fare con le ali. Ok. Ma perché mi sto curando? Non c'ho bisogno. Ok, dopo lo incontreremo di nuovo. Non so se è qua già o la prossima, un altro Pantheon, però di sicuro l'altra fase bisogna farla. Ok, maestro delle anime. È da un po' che non ti vedo, ma va bene. No, proprio in quel momento lì dovevi farlo. Ah, fregatura gigante. Ok, allora non dovrebbero essere troppo complessi. Loro sono il boss finale del secondo... La seconda prova del Colosseo dei Folli. Ok. Dovevo farlo più... Dividere di più i danni. Non lo sapevo. Oh, fuck. Ok, è uno. Ok, facciamo tutto il tempo per curarci. Voglio più che altro curarmi per il futuro. Ok, infatti. A posto. Ok, ok, ok. Non ce l'abbiamo ancora loro tutti e tre assieme. L'importante è questo. Ok. Secondo di pausa. Giusto per... Non devo neanche curarmi, potevo direttamente sconfiggere chi se ne frega. Ok. Chi incontriamo ora? Oh. Oh no! Qua grazie alla forma di Ulm posso muovermi e scansarlo, se no non potevo. Questo tutto grazie alla forma di Ulm. Se no qua rischiamo molto di più. Non sarei morto, però rischiamo di più. Oh fuck, Nosk. Oh, adesso è morto. Uff, però minchia sono utilizzato un sacco di cure con lui. Nosk mi ha sempre dato problemi. Oh, oddio, no. Ok, abbiamo sconfitto la MILF. Ricettacolo. Ok. Non troppo difficile anche lui. Gestibile. Ok, siamo all'ultimo combattimento adesso. Allora, ah, gli dei non ci libereranno da questo irritante microbo? Ci mette a dura prova a vedere questo verme levare la sua lurida arma contro gli dei. Non manchi certo di fortuna, microbo. Per motivi che vanno oltre la nostra comprensione, gli dei di questo Pantheon ti accettano. In verità, la punizione divina che staranno approntando per te supera ogni immaginazione. Preparati, preparati! E tra l'altro quando siamo arrivati qua dentro lei stava appunto sintonizzandosi perché stava facendo... E stava guardando verso il cielo, quindi stava cercando di ascendere. Proviamo! Proviamo, dovrebbe essere Sheo. È Sheo. Ok. Guesso. Che figata che macchia l'ambiente. Altro che Splatoon. Oh madonna, non ho scassato un cazzo. Oh mio dio. Wow. Ogni sua mossa fa dei projectile. Ok. Oish. Oi. Vacca vacca. Mamma mia. Bastardo. Mi fai proprio sta cosa qua.
dai. No. Ah, non mi ha caricato. Mamma mia. Stacco qua, c'è un range mostruoso. Mamma mia. Ok. Porca vacca. Oh, mamma mia. Fatto. C'è altro? Non c'è altro. Oh, che sta frustrai. Non sapevo che cazzo fare qua. Per fortuna c'avevo lo scudo. Per fortuna avevo lo scudo. Dai, secondo fatto. Da qui in avanti dovrebbe iniziare a essere davvero più complesso, però. Parte facile del Pantheon fatta. Da qui in avanti dovrebbe essere molto più difficile, da quello che so. Questo qua è il terzo. Pantheon del Gran Maestro. Cerca il dio della ricchezza e del potere. Ok. Terzo Pantheon, vai. Cosa mi dicono adesso i tipi qua dentro? Nodavis Kalak. Tu mostriciato indegno, il più cieco tra i vermi. Nuovamente sfidi gli dèi? Quale divino capriccio ti ha donato la forza di resistere alla loro presenza, laddove nessun altro può? Combatti allora, lotta! E noi ascolteremo con piacere il suono della tua distruzione. Ok. Allora. Salve. Io sfrutto l'occasione per sperare di curarmi. No, io odio quando mi prendo quella casa lì. Cerco di scansarlo, ma mi prende comunque con la parte dietro della spada. Ok. Speriamo che vada bene. Andata bene. Ok. Pensi che potrei spiegare in 3D World sarebbe bellissimo, tipo come quella di Odyssey? Non lo so, forse di Bowser's Fury sì. Sto pensando. Non so se sono divertenti o meno. Dovrei prima vederne una. Però mi ispira come gioco da speedrun con lui, casomai. Ah, quasi. Ma cosa succede? L'ho bloccato su questo attacco qua a caso? Va... Non capisco. Cosa ti ho fatto di male? Non ci credo, si è fatto colpire questo boss, che vergogna, lo so, mi dispiace. Collezionista, giusto? Vediamo se mi ricorda ancora come si batte veloce. Perché lui non l'ho riprovato a fare. Sono fatto colpire anche dal collezionista. Che vergogna. Tanto compensiamo con Zote. Ogni cosa che non mi colpisce qua mi colpisce con Zote, quindi non è un problema. Wow, si è spostato. Ok. Cure. Ok, Grim. Salve, Grim. Ok, fatto. Grim mi piace come combattimento. Adesso chi c'era? Ah, salve. Ok. Ok. Si è fatto colpire troppe volte lui. Zote. Mamma mia. Ok, ci proviamo. Fottuta finta. Stavolta mi ha mancato completamente. Non so per quale ragione. Perché stavolta mi ha mancato completamente? Cosa ho fatto di diverso? Non ho neanche più lo scudo. Ho già perso tutto in un singolo combattimento. Non ci credo. Oh, mamma mia. Chi era adesso? Hornet? No, Umu. Ok. Umu dovrei farcela. Fuck off. Ok. Poteva andare meglio anche lui. What? Non ci credo. Mi ha preso mentre saliva. Pensavo scomparisse. Ok, Hornet. Terry di merda. Ok. Adesso abbiamo Sly. Ok, sarà comunque tosta, eh. La tua assistenza è in vero penosa. Perché insudici questo Pantheon con la tua presenza? È la gloria a cui ambisci o essere vanesio? Tu travisi il nostro proposito. Per mezzo del combattimento rituale, noi ci sintonizziamo con la voce degli dèi. Sempre più in alto, essi ci guidano. Su e ancora più su. Finché con la divina concentrazione noi otterremo la comunione con il grande potere assopito nel cuore del reame. Cool story, bro. Sly, allora, l'ho provato a fare un paio di volte di allenamento. La fase finale è quella che mi dà più problemi. Perché c'ha una fase di combattimento iniziale che puoi manipolarla abbastanza per riuscire a colpirlo in modo relativamente safe. Ma la fase finale è costante lui spammare.
quindi mi torna difficile. Se ho abbastanza anime e se non ho presto pavete durante la prima fase, credo diventi facile perché posso sparargli da lontano. Se no, sarà tosta, anche perché non c'ho più lo scudo. Ho consumato letteralmente tutto con Zote, porca vacca. Vabbè, speriamo bene. Oh, non mi ha fatto doppio salto. Aia. No, perché l'ho fatto? Stupido. No, 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 no. Ah, l'avevo già consumato. Ok, curiamoci un minimo. Ah. Ah, non saltare in alto. Forse contro lui sarebbe comodo anche il l'abilità del taglio. Ok. Let's go! Bama! 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 Terzo ponte è un fatto! Ah, ci volevamo... Devo semplicemente conoscere il boss fight, provarci un minimo. 18 minuti, world record, no? E nel mentre dall'altra parte stiamo facendo progressi con il Pantheon, mi sembra un buon momento per entrare anche nel Tempio dell'Uomo Nero, per vedere cosa succede qua dentro. Perché una delle caratteristiche di questo gioco è che c'è molteplici finali e in totale 5 finali differenti che andremo a vedere tutti assieme oggi e andremo a discutere tutti oggi. Il Pantheon e il DLC del Pantheon porta con sé anche altri 2 finali aggiuntivi, però molto più complessi e molto più strani da capire. Quindi, prima di vederli e prima di farli, penso che sia più intelligente vedere quelli che c'erano nel gioco base e vedere cosa succede se entriamo nel Tempio dell'Uovo Nero con le 3 maschere dei sognatori rotte e con il cuore di vuoto equipaggiato. Perché qua si possono avere tecnicamente 3 finali differenti. Quindi a questo punto credo che sia un buon momento per raggiungere Ornette, che la troviamo qua davanti. Sono colpita, piccolo fantasma. Ti sei fatto carico del destino del mondo, ma lo sopporti con tenacia. Anche solo spezzare i sigilli dei sognatori sarebbe considerata un'impresa impossibile, ma accettare quel vuoto dentro di te ti definisce come qualcuno ben al di fuori del comune. Lei ci dice solo questo. Possiamo anche utilizzare la clou dei sogni. Potrebbe compiere una cosa tanto impossibile? Dovrebbe? Dovremmo effettivamente andare per questa finale qua e dovremmo effettivamente concludere la storia in questo modo? Adesso vedremo. Il tempio dell'uovo nero aperto e noi finalmente possiamo entrare. Dici nient'altro? La via è aperta. In un modo o nell'altro, una fine ti attende lì dentro. Non verrò con te. Quel posto è pensato per quelli come te. Le sue catene sarebbero la mia fine. Non essere sorpreso. Non rischierò la mia vita in uno scontro dall'esito incerto. Ma se dovesse presentarsi l'occasione, ti aiuterò come posso. Va bene. Quindi lei non vuole entrare perché là dentro ci sono delle catene che rappresenterebbero la sua fine. Ma se trova l'occasione ci potrebbe comunque dare una mano in qualche modo.
Quindi a questo punto qua siamo da soli. Possiamo andare avanti da soli e basta. Quindi entriamo in questa ultima zona e in questo posto all'interno del Tempio dell'Uovo Nero, dove ovviamente vediamo le particelle dell'infezione che escono fuori. Vediamo poi queste luci qua, che sono molto simili comunque a quelle incisioni, quelle parole scritte appunto per gli esseri superiori. Quindi sicuro c'entra qualcosa il potere delle re anche con questo discorso qua. Vediamo cosa incontriamo qua dentro. Perché qua abbiamo una panchina in cui sederci. Se vogliamo cambiarci l'equipaggiamento per l'ultima volta, questo qua è l'occasione adatta. In realtà sono abbastanza soddisfatto dell'equipaggiamento che ci abbiamo. Forse la cosa che potrei andare a cambiare, potremmo levare la creatura di Grimmy in favore di qualcos'altro volendo. Pure se vogliamo essere più safe, forse posso andare anche senza canto larvale e fare carapace di Baldoro e forma di un. In questo modo quando ci curiamo posso fare letteralmente così. Posso comunque muovermi e siamo anche protetti. È la tecnica più safe forse. Potrebbe non essere una brutta idea in fin dei conti, essendo il boss finale questo qua. Quindi esaminiamo. Ricettacolo. Benché incatenato, conoscerai lo stato del mondo. Nido sacro sarà di nuovo unito. Percentuale di completamento visibile nell'inventario. Oh, thank you. Dove lo vedo? Ah, ok. Affrontato 156, completato 156. Vedo qualcos'altro. Completamento il 108%. Il massimo che puoi fare nel gioco è il 112%, quindi non siamo neanche troppo distanti dal 112%. Non so cosa sia necessario per farlo. Non è il mio obiettivo fare il 112%. Il mio obiettivo è discute tutto quello che è importante e interessante, quindi non è fondamentale per me come cosa. E tra l'altro una cosa che a questo punto possiamo anche menzionare, noi al momento attuale siamo nel Tempio dell'Uovo Nero. Noi in passato abbiamo trovato che le uova arcane, quelle uova nere fatte di vuoto provenienti appunto dall'abisso. È possibile che questo Tempio dell'Uovo Nero, ed è possibile che questo uovo nero all'interno del Tempio sia appunto anche questa qua, una struttura e una cosa fatta di vuoto? Possibilmente. Possibilmente, potrebbe essere un'opzione. In ogni caso, adesso io non so se il set di amuleti che abbiamo equipaggiato è valido o meno. Ma a questo punto non ci resta che provare a combattere l'Hollow Knight, il Cavaliere Vacuo, che sembra sveglio, perché gira la testa in base a dove siamo noi, quindi di sicuro è senziente, non è addormentato qua dentro. E dovrebbe appunto contenere lui tutta l'origine dell'infezione. È incatenato da queste catene, quindi Ornett si riferiva molto probabilmente a queste catene qua, che sono a loro volta protette da dei sigilli simili a quelli che abbiamo visto in passato per proteggere i sognatori. Quindi ok, manca due. Cavaliere Vacuo. Ok. Allora. Okay. Io spero. Non me lo ricordo per niente. Per lui come combattimento. Non me lo ricordo per niente. Lui come combattimento. Non me lo ricordo per niente. Aia. Ok. Buon momento per curarsi forse. Mi allontano e mi muovo. Ho messo appunto la combo dei due oggetti. Proprio per cercare di essere il più difensivo possibile. Perché lui non me lo ricordo bene. Mamma mia. Così. Oh, ok, ecco dove arrivavano qui col parterra. Mi ricordavo che c'era pure un attacco da parterra, ma non mi ricordavo quando e come lo sparasse. Non ci provare. Ah, ok. Primo tentativo, mi aspettavo che non sarebbe andato bene. Lui è difficilotto, lui è difficilotto. Lui senza alcun dubbio è difficilotto. Dov'è la mia ombra? La mia ombra è qua accanto. Va bene, devo starci più attento e devo adesso imparare a conoscere le sue mosse. Va bene, secondo tentativo. Questa volta le catene sono già spezzate e possiamo direttamente rientrare.
Ed eccoci qua con il primo dei 5 finali che andremo a vedere oggi. Questo qua è il più complesso da fare nel gioco base ed è uno di cui si può anche discutere di più tra tutti i finali. Ma tecnicamente non abbiamo ancora finito, perché appena finiscono i titoli di coda dovremmo avere un'altra cosetta. Questo è quello che succede quando incontri tutte le volte il signor Fungo e fai tutto il suo evento. Hai una scena aggiuntiva a fine gioco dove lui probabilmente parte via verso un nuovo regno, perché lui appunto segna la fine di un'era e segna la fine di un regno, e visto che questo qua con questo evento è finito, parte via e va da un'altra parte. Quel continua non lo so. Non si sa neanche se Silksong sarà un sequel o se sarà un prequel, o non sappiamo niente, visto che sono anche 5 finali, è difficile avere un'idea di cosa potrebbe essere. Però se ne parlerà meglio. In ogni caso, percentuale 108%, tempo impiegato 40 ore 56 minuti 54 secondi. Quindi clicchiamo un tasto e a questo punto siamo di nuovo alla schermata inizia del gioco, ma adesso piena di vuoto, ombra e tutto quello che rappresenta. Per discutere di questo finale, forse è meglio se prima ci guardiamo e analizziamo prima forse gli altri due finali all'interno del gioco base di Hollow Knight. Ovvero il più semplice di tutti è quello che puoi andare a fare molto prima all'interno del gioco, senza dover fare un sacco di altre cose secondarie che sono andato a fare io. Ovvero non devi andare a prendere il simbolo del re, non devi andare a prendere i pezzi che ti danno la dama bianca e il pezzo dell'amuleto che ti dà il re nel palazzo bianco. Non devi portare quell'amuleto unito dai due pezzi all'interno dell'abisso per trasformarlo nel cuore di vuoto. L'unica cosa che devi fare per il finale più semplice del gioco è semplicemente sconfiggere i tre sognatori, aprire la porta del Tempio dell'Uovo Nero e entrare lì dentro per sconfiggere il Cavaliere Vacuo. In questo caso, quando lo andremo a combattere, non ci sarà Ornette a interromperlo e a darci l'occasione per entrare nella sua mente e sconfiggere al suo interno lo splendore, ovvero la creatura, la luce che causa l'infezione. Ma in quell'ending lì semplicemente andremo a sconfiggere il Cavaliere Vacuo e a quel punto, appena sconfitto, incanaleremo all'interno di noi stessi le particelle di infezione che abbiamo rilasciato all'interno del suo corpo e a quel punto avremo questo. Questo finale qua è quello più semplice da comprendere in fin dei conti. Come ci era stato detto anche dalla Dama Bianca e in altre occasioni anche da altri personaggi, ad esempio anche Ornette stessa, uno dei finali che potevamo andare a raggiungere nel gioco è appunto quello di sconfiggere il Cavaliere Vacuo e prendere il suo posto nel diventare il nuovo, lo splendore, e fare in modo che l'infezione smetta di strabordare dall'interno del Cavaliere Vacuo. Perché come sappiamo, da quello che ci ha detto anche la Dama Bianca, il Cavaliere Vacuo era un ricettacolo puro, ma che era imperfetto a causa di un'idea che ne aveva nella sua mente. Probabilmente appunto la sua relazione e il suo affezionarsi alla figura del re, appunto. Noi a quel punto prenderemo il suo posto e funzioneremmo da secondo ricettacolo per contenere al nostro interno lo splendore. Non sappiamo se questa cosa può effettivamente funzionare o meno. Da quello che viene detto da Dama Bianca e da qualche altro personaggio, logicamente dovrebbe funzionare come cosa, perché non abbiamo quell'imperfezione che ci aveva il Cavaliere Vacuo. Però da quello che sappiamo contemporaneamente, il ricettacolo puro adatto a contenere lo splendore sarebbe dovuto essere appunto un ricettacolo incapace di pensare, incapace di avere una volontà propria e puramente vuoto al 100%. Cosa che, sure, cioè il problema è che possiamo anche dare valida come cosa e dire che probabilmente lo siamo, ma contemporaneamente vediamo che il giocatore è in grado di scrivere mappe, pensare, muoversi in generale, cosa che mi sembra una cosa necessaria per
esistere e non essere completamente vuoto, quindi molto probabilmente il concetto di vuoto e l'essere un ricettacolo puro e adatto a funzionare appunto allo splendore, a rinchiudere lo splendore, è un concetto un pochino astratto di cui non abbiamo una risposta chiara e tonda. E questo qua è l'ending più... E questo qua è il finale più comprensibile. Prendiamo il posto del Cavaliere Vacuo, diventiamo un nuovo ricettacolo, il Tempio dell'Uovo Nero si chiude e a quel punto l'infezione dovrebbe essere bloccata o per l'eternità oppure semplicemente per un periodo di tempo determinato fino a quando non inizieremo anche noi a pian piano romperci e a far uscire parte dell'infezione dal nostro interno. Il secondo ending che possiamo fare è tanto difficile da preparare quanto l'ending che abbiamo fatto oggi, che abbiamo fatto noi all'interno del gioco. Perché per fare quel secondo ending devi comunque fare tutto quello che abbiamo fatto. Sconfiggere tre sognatori, prendere i due pezzi dell'amuleto dalla Dama Bianca e dal Re, unirli assieme, entrare nell'abisso, risvegliare il cuore di vuoto e fare tutto. E a quel punto, quando raggiungeremo il Tempio dell'Uovo Nero, avremo, come abbiamo fatto noi in questo caso qua, Ornette che ci aspetta al di fuori del tempio e noi potremo andare a sconfiggere normalmente il Cavaliere Vacuo come abbiamo fatto stavolta. L'unica differenza che è necessaria per avere questo finale qua è appunto che nel momento in cui Ornette colpisce il Cavaliere Vacuo e ci dà l'occasione per entrare nella sua mente per andare a sconfiggere lo splendore, se noi letteralmente non facciamo niente e aspettiamo, ad un certo punto Ornette viene sconfitta, viene buttata per terra e possiamo andare avanti con il combattimento normalmente, esattamente come sarebbe nell'altro fine del gioco, ovvero sconfiggendo il Cavaliere Vacuo, le sue particelle di infezione escono fuori e noi le assorbiamo al nostro interno, il che ci porterebbe a questo finale. Secondo molti questo qua è considerato il peggior finale che tu puoi avere nel gioco, proprio perché se rimani bloccato all'interno del Tempio dell'Uovo Nero e funzioni da ricettacolo per contenere lo splendore, esattamente come nel finale di cui abbiamo parlato prima, però in questo caso Ornette è all'interno del Tempio assieme a te e la sua maschera compare davanti al Tempio dell'Uovo Nero esattamente come se fosse un sognatore. Quindi è possibile che la differenza tra il finale base e tra questo finale qua è appunto il fatto che anche Ornette viene bloccata lì dentro, anche Ornette probabilmente viene fregata completamente da questa situazione qua e lei forse diventa il nuovo sognatore che funziona da sigillo per il Tempio dell'Uovo Nero. Cosa che però è strana perché gli altri personaggi che hanno funzionato da sigilli erano all'esterno dell'Uovo Nero. Quindi in questo caso se qualcun altro volesse in futuro rientrare nel Tempio e volesse aprirlo, come farebbe, visto che Ornette stessa è all'interno del tempio? Non lo sappiamo molto, però questo qua è considerato il peggior finale del gioco, proprio perché non sconfiggi lo splendore, diventi il nuovo ricettacolo e nel farlo freghi anche Ornette e la butti là dentro nel tempio e non ci può fare niente. E a questo punto arriviamo al nostro finale, quando abbiamo appunto combattuto il Cavaliere Vacuo, Ornette ci ha dato l'occasione di entrare nella sua mente, noi entriamo nella sua mente e a quel punto andiamo a combattere lo splendore, che appunto è la figura, è la luce di cui parlava la veggente ed è appunto la divinità che venerava la tribù delle falene ed è lei l'origine stessa che sta causando appunto l'infezione e tutto quello che ha distrutto Nido Sacro in generale. Noi in questa occasione qua possiamo sfidarla, possiamo combattere contro lo splendore e grazie al fatto che noi abbiamo equipaggiato appunto il cuore di vuoto, ovvero l'amuleto che ci permette appunto di entrare in contatto con il vuoto, accettare quello che siamo veramente e molto probabilmente essere parte, tra virgolette, del vuoto stesso. E a questo punto qua, in qualche modo l'abisso a sua volta riesce a entrare nel mondo dei sogni e compaiono tutti gli altri ricettacoli che ci aiutano ad andare a sconfiggere lo splendore. Non a caso, sullo sfondo compaiono le migliaia su migliaia di altri ricettacoli che sono stati buttati nell'abisso e che sono sempre rimasti là in fondo, ma compare anche il Cavaliere Vacuo, che ci aiuta in questo modo, con la forza di tutto il vuoto e con la forza dell'abisso in generale, a prendere lo splendore, sconfiggerlo, distruggerlo e porre fine in modo definitivo all'infezione di Nido Sacro e allo splendore come divinità in generale. La cosa che però succede in questo caso qua è che noi durante questo finale scompariamo, la nostra maschera si distrugge
e noi non ci siamo più. A sua volta anche il tempio dell'uovo nero, la camera dell'uovo nero appunto, scompare, si ritrasforma in liquido nero che pian piano filtra attraverso il pavimento e molto probabilmente torna nell'abisso e torna a far parte di questo enorme oceano gigantesco di vuoto che si trova là in fondo. E non a caso anche tutti gli altri recettacoli che siamo svegliati e che si trovano là in fondo tornano a riposare e tornano a essere parte dell'abisso. Quindi è molto probabile, non abbiamo delle risposte chiare, ma è molto probabile che anche il protagonista, o il cavaliere, come lo vogliamo chiamare, torna appunto a far parte dell'abisso e lui scompare come entità perché ha svolto il suo ruolo e a questo punto, essendo comunque parte dell'abisso e avendo accettato quello che è veramente, torna a essere parte del vuoto, torna a essere vuoto e basta. In questo caso dobbiamo aver appunto sconfitto lo splendore al 100%, Hornet ha appunto visto che noi siamo riusciti a sconfiggerlo e dovrebbe concludersi in questo modo. Questi sono i tre finali più sensati e più logici all'interno della storia di Hollow Knight. Ma appunto, il Pantheon e l'ultimo DLC di Hollow Knight aggiunge altri due finali che sono parecchio strani e di cui dovremo andare a parlare appena finisco il Pantheon. Quindi adesso che abbiamo finito di discutere questi tre finali che ci danno contesto su quello che può succedere normalmente e su quello che sarebbe il finale normale di Hollow Knight, andiamo a vedere cosa succede dall'altra parte. Pantheon del Cavaliere, cerca il Dio puro. Ok, si prova. O dei di Nido Sacro, nella vostra immensa grazia apriti la strada al sommo tra i Pantheon. Le vostre voci si fanno più vicine e la vostra risonanza ci porta sempre più in alto. Noi pregheremo, ci sintonizzeremo finché la divina scintilla di luce brillerà dalle tenebre più profonde. Ok. Ovviamente lo facciamo al first try, bisogna vedere però quando arriviamo al first try. Perché prima potrei semplicemente fare dei tentativi di allenamento invece di effettivamente provare a sconfiggerlo e vincere. Quello è un punto orribile per te. Ok, metti la busta se non è troppo difficile. Rischio di perdermi, è vero? Ok, c'è ora... Ah, c'è lei. Ok. Cioè, comunque giochiamo con calma perché vorrei cercare di avere più anime possibili. Non sa mai. Ok. Tu fai di meglio. Chi è il traditore? L'amante di traditrice. Il lord traditore. Lui. Ah, troppo vicino. Due di seguito? Davvero due di seguito? Ok, adesso White Defender. Ok, non è andato male. Però tanto non è un problema, qua c'è una panchina. Lui infatti non mi preoccupo troppo perché c'è la panchina dopo e posso curarmi al massimo. Ok, falso cavaliere seguito da Markoth, seguito da i guardiani, come cazzo si chiamano, seguito da tiranno delle anime, seguito da Pure Vessel. Ok, andata bene, no? Lui l'ho imparato a fare bene, no? Però faccio sempre prendo un po' di danni. Una volta è andata super di culo e l'ho preso con tre uli di seguito e l'ho talmente shottato, però è difficile. Ok. Fin qua adesso ci arrivo. Non credo facciamo troppa fatica ad arrivare fino a qua. Ok. Lui è stronzone. Vabbè. Quasi full vita per Pure Vessel, dai. Poteva andare peggio, poteva andare peggio. First try easy, sì, first try easy. Mostra la tua differenza, oh essere meschino. Mostra il tuo timore. Ti approssimi a un dio grande e terribile. Sebbene il suo corpo mortale sia stato incatenato e contaminato, la gloria della sua pura forma persiste ed egli è il signore di questo Pantheon. Il suo infinito potere ci sintonizzerà con un dio ancora più glorioso, un dio degli dèi. Essere meschino, ti ritieni pari a questo dio? Ti credi fatto a sua immagine e somiglianza? Hai assunto una forma simile e la profonda eco dentro di te sembra familiare. Ah, che pensieri sono mai codesti. Tu semini la blasfemia nella nostra mente, miserabile. Vattene. Preghiamo che il dio del nulla ti metta a tacere per sempre. Il dio del nulla è il vuoto, immagino. Si collega a quello lì. Stiamo appunto per incontrare il Pure Vessel, che è il cavaliere vacuo. Quindi se parla del vuoto e noi siamo fatti a sua somiglianza, roba simile proprio, perché noi siamo effettivamente simili a lui. O essere incatenato, il tuo silenzio quasi ci assorda. Follemente ti abbiamo temuto, e tuttavia solo con la tua provvidenza troveremo ciò che cerchiamo. La dea assopita dentro. Stanno cercando appunto lo splendore. Il loro obiettivo è quello di trovare lo splendore, la luce che ha causato l'infezione di Nosak. Vediamo che ci dice. Come va?
Uff. Go! Quarto punto fatto! Yeah boy! First try! Every time! Oh! No! No. Quarto punto è un fatto. Anima e ombra. 13 minuti. Meno tempo anche degli altri. Rispetto agli altri ci ho messo meno tempo anche a sconfiggerli. Quindi ora cosa sblocco avendo finito il quarto Pantheon? Mi apre la cosa in cima, giusto? Basta colpirlo che entro nel prossimo Pantheon, no? Ora posso scalare di più? Oh, ora posso andare più in alto. Ok. Queste cose sono cose che non ho mai visto, quindi sto vedendo per la prima volta. Un nuovo passaggio qui in cima. Altre acque. E nient'altro, questo è tutto, non c'è nient'altro nel DLC. Tutti a casa, gente, abbiamo finito. Oh. Infatti. Bel posto. Cosa c'è qua in alto? Ascendi. Mi sa che se ascendo posso fare il Pantheon di Nido Sacro. Cerca luce dimenticata del reame. Ok. Questo qua adesso proveremo a farlo, che è il Pantheon finale, quello da... Quanti sono boss fight di totale? 40... 40 o... tipo 46? What? Oh! Qua c'è una panchina! Bello, te chi sei? Ah, mi fa scendere l'oggetto qua sotto, ok. Quindi così posso anche salire senza fare il passaggio di prima. Va bene. Allora, a questo punto qua... Vogliamo provare anche a fare la scena, l'evento segreto dove, che si può attivare con il 2% di probabilità se esci dalla zona e rientri? Perché vorrei comunque farlo. Modalità docked, sei obbligato a utilizzare i motion controls, mentre in modalità portatile sei obbligato a utilizzare invece gli analogici per... Oh, ci sono finalmente entrato. Allora, siamo rientrati. A destra c'è niente? A destra non c'è niente. Understandable. C'è qua sopra qualcosa? No. Dei del nostro futuro, cercarvi è ciò che dobbiamo. Per votarci a voi. Questi venti ci portano a voi, cari dei. Posso analizzarti? Quali dei ci salveranno dalla nostra silenziosa mente? Allora, questa è molto importante come cosa, perché appunto fa capire che loro cercano di entrare in contatto con divinità e gli dèi, non soltanto per tecnicamente essere immortali, importanti robassini che ti può un minimo far capire anche il resto, ma sembra anche che loro riescano effettivamente ad avere una mente, riescano effettivamente a pensare, soltanto quando sono sintonizzati con delle divinità. Quindi come insetti devono per forza entrare in contatto con gli dèi, perché sennò perdono completamente una mente. Quindi questo qua probabilmente è appunto un flashback di quando il God Seeker stava appunto cercando una nuova terra in cui trovare nuovi dèi, apposta per non perdere la mente e per non perdere il controllo. Questo era tutto. Nada, Biscalla. Selvaggio intruso.
Nessun diritto hai tu di profanare un tal sacro ricordo. Vattene, vattene. Dalla scorsa volta ho fatto pure delle cose appunto per cercare di sopravvivere meglio, per cercare di fare meglio. Però ho anche fatto i primi due Pantheon con tutti i bindings, perché in questo modo ho sbloccato quest'area di gioco qua in fondo, che quando ci entri, al suo centro c'era una sfera magica, dove se la colpisci con appunto l'aculeo ti permette di ottenere dei bonus mentre fai il Pantheon. E tra l'altro è una stanza molto interessante, perché è l'unico altro posto in tutto il gioco in cui è possibile vedere là in fondo a destra la Abyss Creature. Vi ricordate quella creatura fatta di Lifeblood, o comunque collegata al Lifeblood, che abbiamo incontrato nell'abisso all'interno di quel sogno strana roba simile? Questa qua è l'unica altra situazione in cui puoi incontrarla. Quindi molto probabilmente appunto si collega al discorso che questa qua è una creatura essere superiore, importante e roba simile. E non a caso qua nel Pantheon e qua i Godseeker cercano creature potenti, creature superiori e roba simile. E anche lui infatti compare qua dentro. Allora proviamo il primo tentativo, vediamo quanto riusciamo ad andare distanti. Perdi a Nosk, fidate. Probabile. Ok, ci proviamo. Primo tentativo, Pantheon di Nido Sacro. Cerca la luce dimenticata del Rean. Primo tentativo. Nuovi dialoghi? Onta dopo onta, non possiamo sfuggirti, persino in questo sommo altissimo Pantheon. Tu che brandisci l'aculeo, tu che consumi le anime, sei forse un messaggero degli dei? O qualcosa di più bizzarro? Prosegui il tuo combattimento, noi non ti sfideremo, ascolteremo attentamente. Quindi non ci stanno più ripudiando al 100% dicendo che siamo dello schifo e siamo una merda completa. Ci stanno dicendo adesso che sei per caso un messaggero dei dei. C'è una ragione nel perché sei qua. Adesso ti osserveremo e staremo attenti a quello che stai facendo. E Dreamnail? O dei di Nido Sacro, mostrateci la vostra potenza. Ci sintonizzeremo con voi e scenderemo sempre più. A che tentativo sei oggi? Tentativo vero e proprio o sono al terzo? Vai, sorella della battaglia. Rosa! Non l'ho visto, era coperto. Adesso abbiamo una pausa. Sì, la boss fight delle mantide è davvero molto bella. Giusto. Allora, questo qua non mi ricordo se l'abbiamo già visto in passato, quindi lo rileggo in ogni caso. Divinità dormiente, noi possiamo appena percepire la tua presenza nella verzura che ancora persiste. La forza che un tempo possedevi svanisce oltre il tempo e la sintonia. Una tale magnifica possenza anche nel declino. Se solo potessi insegnarci come diventare così imponenti. Qua appunto si riferiscono a Un, che è uno degli esseri superiori che ci sono nel mondo di Nido Sacro. È uno di quelli di cui andremo a incontrare in questa scalata per l'ultimo Pantheon. Divinità dormiente, per vederti com'eri una volta, con land e sogni e devozione, noi daremo la nostra mente. Beh, la tua mente la ottieni da lui direttamente, quindi non so se funziona proprio bene come frase, però vabbè. Ah! Questo era il nemico che mi avevate detto, attento che quando la raggiungi muori. Allora... Thank you.
Nosk! Ricordate la prima boss fight che abbiamo fatto in tutto il Pantheon? Ecco. È la stessa boss fight, ma di nuovo. Questo qua è molto più semplice con i Nosk rispetto all'originale, a mio parere. Sì, è estremamente facile lui. Non ha mai sconfitto una singola volta. Sì, è la prima boss del Pantheon, ma con pure qualche attacchino in più. Lieve. Giusto. Quando vieni qua, finisci in una zona simile a quella che abbiamo visto prima per un. Però, qua la dama bianca. Immane tragedia. La maestosa dea sfugge così agevolmente alla nostra sintonizzazione. Viviamo solo per servire gli dei, per cercarli. Perché lei ci osteggia? Come riesce a nascondersi a noi? Si sminuisce per sua stessa scelta? Quindi per qualche ragione la dama bianca si rende conto che loro comunque stanno cercando divinità e si sta nascondendo a loro. Forse anche perché appunto sta limitando i suoi poteri, esattamente come ci diceva durante la storia principale. Però probabilmente comunque ha qualche conoscenza anche del tutto. Oh maestosa, noi ti supplichiamo di rivelarti. La nostra mente è così misera senza di te al suo interno. Perché più divinità hanno, probabilmente più hanno la mente aperta e importante. Pallida madre, osiamo appena formulare un tale pensiero. La possibilità di un incontro è così remota, ma la tua risonanza, potresti essere una di loro? Una di loro di chi? Delle essere superiori, delle divinità? O di qualcos'altro? Questo non è evidente, ma non importa. Allora, questa qua è la terza stanza collegata appunto all'Uroverme, al re. Dove se li parliamo... Anche se da tempo estinto, noi percepiamo ancora il riverbero del potere divino che sedete su questo trono. Ricopre come una coltre questo reame. Il richiamo di quel potere residuo è bastato per attirarci al nido sacro. Quanto doveva essere splendente per i mortali insetti che lo contemplavano. Ci sono teorie popolari che dicono, ma forse l'uroverme, il re, in realtà non è morto, si è rinato un'altra volta e è rinato sotto un'altra forma ancora un'altra volta. Però a me sembra estremamente improbabile, proprio perché comunque loro riescono addirittura a sentire il rimasuglio della luce che lui creava anche quando era morto. Mi sembra che se avesse un'altra forma non riuscirebbero a trovarla. Quindi secondo me è sicuro 99 su 100 che il re e l'uroverme siano morti. Un dio così potente e tuttavia completamente cancellato. Come è potuto accadere? Dio re, hai ridotto la tua forma per adattarti ai nostri miseri carapaci. Ma perché oscurare una tale maestosità? Senza dubbio, la tua immensità avrebbe ispirato ancora più devozione. Mi ha preso 3 volte di seguito in quella fase lì, che era completamente a random troppo. Spero di poterlo utilizzare come momento di cura, però niente. E questa è stata la mia esperienza con il quinto Pantheon. Purtroppo dopo decine di ore di allenamento e riprovando ancora il Pantheon di Nido Sacro, che è comunque un Pantheon che per finirlo anche una singola volta ci vogliono circa 50 minuti, a un certo punto non ce la stavo facendo più. Il problema in sé non era la boss fight finale dello splendore assoluto, non era Absolute Radiance che mi dava problemi, perché nella statua che puoi andare a utilizzare per allenarti, per imparare la boss fight e cose del genere, in realtà Absolute Radiance l'ho battuto anche decine di volte, proprio perché è una boss fight che, per quanto un pochino random, preferisco di sicuro di più Pure Vessel e Nightmare King Grim. Comunque ho cercato di impararla il meglio possibile, cercare di essere il più preparato possibile a quel combattimento lì, proprio perché volevo finire il quinto Pantheon. Il problema
è che alla fine il quinto Pantheon l'ho battuto. Alla fine il quinto Pantheon l'ho battuto e ho smesso di voler provare a fare il quinto Pantheon, non perché Absolute Radiance era troppo difficile o roba del genere, è perché io ad Absolute Radiance non ci riuscivo ad arrivare. Per quanto dovrebbe essere Absolute Radiance il boss più difficile del gioco, non lo è. Il boss più difficile del gioco è Markoth, perché Markoth base già è abbastanza fastidioso e lo puoi colpire pochissime volte. Ma Markoth nel quinto Pantheon gli hanno completamente cambiato l'arena e gli hanno trasformato l'arena in 5 piattaforme. Non hai più un pavimento, non hai più spazi per andare a colpire e per muoverti, sei su soltanto 5 piattaforme e non hai spazio per andare da nessuna parte. Le mie run, il 99% delle volte, morivano a Markoth, ma se riuscivo a oltrepassare Markoth e se riuscivo ad andare avanti, la boss fight subito dopo a Markoth era Zote, che è la boss fight più random, a mio parere, del gioco. Quindi in realtà non sono riuscito a finire il quinto Pantheon, non perché la tripletta Nightmare King Grim seguito da Pure Vessel seguito da Absolute Radiance era la parte difficile, perché dopo così tanti tentativi e dopo aver capito perfettamente come funzionano le boss fight, King Grim e il Pure Vessel li sconfiggevo prendendo massimo 3 danni, perché sono delle boss fight organizzate davvero molto bene e mi piacciono davvero tantissimo. Quello che non mi ha permesso di finire il Pantheon è appunto la doppietta Markoth e Zote. Quindi anche le volte in cui riuscivo a superare Markoth e ci riuscivo sempre con 2, 3, 4 punti vita, dopodiché dovevo incontrare Zote, che a sua volta, essendo un nemico estremamente random, non avevo nessuna certezza di riuscire a combatterlo per bene, ed essendo poco preparato e essendo con poche risorse causa della battaglia precedente, se riuscivo a superare Markoth al massimo raggiungevo Zote. E infatti Absolute Radiance in totale sono riuscito a raggiungerlo 2 volte. Una volta per sbloccarlo, in questo modo l'ho potuto sbloccare appunto la sua statua per allenarmi, e la seconda volta era in live, ma purtroppo sono morto a un certo punto perché ho avuto un pattern bruttissimo di Radiance dove per qualche ragione ho avuto estremamente sfortuna e ha sparato 3 volte sullo stesso punto senza nessuna buona ragione, quindi sono morto perché non ho avuto nessuna occasione di curarmi. Quindi questa qua è stata la mia esperienza con il quinto Pantheon di Nido Sacro. Purtroppo ho dovuto abbandonare perché tecnicamente, continuando a provare, prima o poi di sicuro sarebbe successo che riuscivo nuovamente a superare Markoth e Zote e poi riuscissi a raggiungere Absolute Radiance e avere la fortuna di batterlo con un buon pattern. Il problema è che non ho voglia di spendere quelle decine di ore per farlo, perché già questo video è estremamente in ritardo, e anche perché dopo 70 ore di Hollow Knight e più di 30 ore di allenamento e di combattimento con un boss che ormai ho fatto, rifatto, mi stavo iniziando un pochino ad annoiare, quindi purtroppo ho dovuto abbandonare. Ma se volete comunque vedere una mia boss fight di successo contro Absolute Radiance, perché appunto nella statua ci sono uscito diverse volte, eccovela qua, perché è un combattimento molto interessante.
Cioè, qua lo so fare. Il problema è la seconda fase. La seconda fase può andare o molto bene o molto male. Se lo raggiungo. Perché prima l'ho raggiunto, ma è la seconda volta in tutto il gioco che l'ho raggiunto. Absolute Radiance come combattimento è molto frenetico ed è molto incasinato. Preferisco di sicuro di più appunto Pure Vessel e Nightmare King Grimm, perché sono la boss fight originale dell'Hollow Knight e di Grimm, però molto più velocizzata, ma comunque comprensibile e comunque prevedibile. Probabilmente la mia preferita rimane comunque King Grimm, perché è assolutamente gestibile come cosa, non è neanche lontanamente random come combattimento. Pure Vessel purtroppo è un attacco che è leggermente random, però come combattimenti sono davvero molto belli. Absolute Radiance purtroppo, potendo sovrapporre diversi attacchi contemporaneamente e avendo anche degli stage abbastanza ampi, alcune volte se hai estremamente sfortuna si può teletrasportare da altre parte della mappa e non hai nessun tempo per raggiungere il boss e fargli danni, e altre volte invece sono degli attacchi che si sovrappongono in un modo impossibile da cui non puoi non prendere danno. Quindi per quanto è una valida boss fight finale ultra difficile, ultra complessa, preferisco di sicuro di più le altre due. Però, visto che comunque è importante vedere il finale di questo Pantheon e i due nuovi finali che aggiunge il Pantheon, e visto che mi serviva appunto completare il Pantheon anche utilizzando tutte le limitazioni che puoi aggiungere nel Pantheon, tipo non avere un upgrade dell'aculeo, non utilizzare amuleti, avere le anime estremamente limitate, avere un numero di cuore estremamente limitato e cose del genere, visto che comunque quegli obiettivi lì erano obbligatori da fare per accedere a delle aree del gioco molto importanti a livello di lore, ho sfruttato un glitch, ho battuto il quinto Pantheon. Cioè, volevo dire, mi sono allenato talmente tanto e sono diventato talmente bravo al gioco che letteralmente niente riusciva più a prendermi. No, è un glitch. Quindi questo è il primo finale aggiuntivo del Pantheon di Indossalmero. I finali aggiunti dal Pantheon di Dio Sacro sono senza alcun dubbio i più strani e i più scollegati rispetto alla storia base di tutto Hollow Knight. Quello che abbiamo appena visto è l'Embrace the Void Ending. Ma prima di discutere di questo finale qua e parlare di diverse cose, è meglio se prima facciamo un breve resoconto con anche le informazioni aggiuntive ottenute da il quinto Pantheon utilizzando tutte le limitazioni e cose del genere, della storia dei Godseeker, della cercatrice di dei e di quello che rappresentano. Quindi, appena sconfiggi ogni singolo Pantheon utilizzando tutte le limitazioni, in un punto specifico della mappa si aprirà una porta che ti conduce a un ricordo del passato della Landa delle Tempeste. Questa Landa delle Tempeste è il luogo originale da cui arrivano e da cui provengono queste creature qua. Questa qua è la Landa delle Tempeste, nella quale dividiamo un posto completamente ricoperto da un vento costante che colpisce questo luogo desolato, e vediamo un sacco di maschere di insetti morti accompagnati da due insetti giganteschi sullo sfondo. E nel momento in cui raccogliamo l'oggetto al centro dell'arena, otterremo appunto il marchio e la maschera di queste creature, che ci dà maggiori informazioni riguardo alla loro lore e la loro origine. Perché appunto loro provengono dalla Landa delle Tempeste, un luogo molto distante dal Nido Sacro, un luogo molto lontano rispetto al luogo di gioco che conosciamo noi, nella quale loro veneravano appunto due divinità
con il quale entravano in risonanza, entravano in sintonizzazione, che era appunto il dio del tuono e il dio della pioggia. Molto probabilmente appunto questi due divinità sono quelle enorme figure, quegli enormi insetti che vediamo sullo sfondo quando andiamo a raccogliere una delle maschere che abbiamo trovato in quel posto lì. Molto probabilmente loro appunto, essendo un tipo di insetto, essendo una cultura, essendo un gruppo di insetti che comunque riescono ad avere una mente e si sintonizzano con divinità apposta per ascendere la propria mente e per avere una capacità e per poter in generale esistere, nel momento in cui le loro divinità d'origine, ovvero il dio del tuono e il dio della pioggia, sono morti, cosa di cui non sappiamo la ragione del perché sono morti, non sappiamo se sono morti perché sono uccisi da un'altra divinità, o sono morti per qualche ragione, non sappiamo niente al riguardo, ma sappiamo soltanto che sono morti, molto probabilmente la maggior parte degli insetti che abitavano quel posto, a loro volta, o sono morti, o hanno abbandonato le loro maschere d'oro, perdendo completamente la loro mente. L'unico di cui abbiamo certezza che sia rimasto in vita, che abbia continuato a cercare delle altre divinità con cui di nuovo ascendere, con il quale sintonizzarsi, è appunto la cercatrice di dei che abbiamo incontrato nelle idrovie reali. Quella che è stata bloccata all'interno di quel sarcofago dalla quale l'abbiamo dovuta liberare ed è appunto l'NPC con il quale interagiamo con la Cua dei Sogni per entrare nella zona del Pantheon e nella zona delle sfide. Questo insetto qua molto probabilmente ha iniziato a viaggiare di terra in terra portandosi dietro quella piccola macchina che aveva accanto a sé, che è il sintonizzatore di divinità, apposta per cercare altre creature, altri esseri superiori con il quale sintonizzarsi da poter venerare per ritornare ad avere una mente e per ritornare ad essere una civiltà, un gruppo di insetti. Non è chiarissimo in realtà quello che sono, me lo sono sempre chiesto. Comunque cercava di riottenere la situazione passata con le idee del tuono e le idee della pioggia. E quindi utilizzando questo sintonizzatore, utilizzando questa marchingegno, ha percepito da distante e da lontanissimo la luce che emanava il re pallido. E in questo modo quell'insetto lì è riuscito a raggiungere Nido Sacro. In realtà è chiuso appunto in un sarcofago legato con delle catene e chiuso con una chiave semplice. Il che molto probabilmente significa che qualche insetto o qualche creatura di Nido Sacro lo aveva contenuto e l'aveva chiuso per fare in modo che non potesse uscire e per fare in modo di bloccarlo. Non sappiamo chi possa essere stato, potrebbe essere stato appunto uno dei cinque cavalieri del Uroverme, potrebbe essere stato il re pallido stesso, potrebbe essere stato qualsiasi creatura. In realtà non abbiamo nessuna sicurezza, però sappiamo di sicuro che qualcuno a Nido Sacro non voleva che questa cercatrice di dei entrasse in contatto con le divinità e con gli esseri superiori di Nido Sacro. Noi però lo liberiamo e entriamo in contatto con lui e a quel punto entriamo nel suo mondo dei sogni, nel quale incontriamo un sacco di altri insetti che molto probabilmente, comunque essendo collegati gli esseri superiori, essendo collegati divinità e cose simili, loro sono scappati all'interno del mondo dei sogni proprio per essere il più vicino possibile a questi esseri superiori e proprio per riuscire ad ascendere e riuscire a sintonizzarsi con loro per avere una mente propria. Quindi a questo punto qua ci ricolleghiamo a vari avvenimenti che troviamo e che, con cui riusciamo a interagire con il cavaliere all'interno del Pantheon. Scopriamo che appunto loro avevano inizialmente percepito la luce del loro verme, però hanno comunque scoperto gli altri esseri superiori all'interno di Nido Sacro, ovvero Un, che venerano comunque per la sua grandezza, per la sua importanza e per la sua particolarità, la Dama Bianca, che però la Dama Bianca per qualche ragione si nasconde da loro. Potrebbe essere per la semplice ragione che lei si è limitata e si è chiusa in quelle fasce apposta per non continuare a dare vita ai figli e quindi anche la sua caratteristica da essere superiore viene limitata e loro riescono a sentirla di meno. Però, essendo loro in grado di riuscire a percepire i rimasugli di luce del Uroverme nonostante lui fosse morto, di sicuro vuol dire che la Dama Bianca in qualche modo percepisce la loro presenza e cerca in modo specifico di nascondersi da loro. Non sappiamo per quale ragione, ma molto probabilmente appunto sta cercando di evitarli per qualche motivo. E loro, entrando in contatto con le diverse divinità all'interno di Nido Sacro, riescono a percepire e riescono a ritrovare lo splendore. Antica divinità ormai persa all'interno del regno, ma la più potente rimanente e la più potente con cui loro vogliono entrare in contatto. L'unico problema però è che noi entriamo nell'equazione. Noi cavaliere ormai al cuore del vuoto, ormai ha interagito con un sacco di altri esseri e ormai ha sconfitto molti 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 nemici. Inizialmente per questa ragione loro ci ripudiano e ci ritengono un insetto inutile, poco importante, che gli dà fastidio. Proprio perché inizialmente ci percepiscono tanto come un insetto comune, poco importante e niente di che. Ma continuando a salire, continuando a superare avversità e continuando a diventare sempre più forte e sempre più importante, abbiamo la scena della fine del quarto Pantheon, ovvero di noi all'interno dell'abisso che guardiamo l'Hollow Knight con attorno tutti i nostri fratelli. In quel momento lì si accende la luce
dello splendore, che si riconosce sia per la luce sia per l'urlo particolare che fa, ma si sente anche un altro urlo e improvvisamente il vuoto e l'abisso sembra risvegliarsi e copre lo schermo completamente di vuoto e di nero. E questo ci ricollega finalmente al finale, perché nel mentre noi in realtà aiutavamo anche i cercatori di dei ad entrare in contatto con lo splendore ed avvicinarsi sempre di più allo splendore, noi nel mentre facevamo questo stavamo anche entrando in contatto con un'altra divinità, con un'altra creatura e essere superiore, ancora più potente dello splendore, ancora più antico dello splendore, che siamo andati appunto a risvegliare proprio perché questo loro rituale di entrare in contatto con tutte le divinità di un posto e risvegliarle, sintonizzarsi con loro e cose del genere, ha portato a risvegliarsi anche la creatura che vediamo durante il finale. Ovvero, non abbiamo un nome ufficiale per la creatura, ma nei file di gioco si chiama Lord of Shades. Non a caso nel pantheon in realtà abbiamo pure accesso a una statua particolare che inizialmente rappresenta l'Hollow Knight, ma più andando avanti, più sconfiggendo boss fight a difficoltà sempre più alte, nelle statue comunque della sala con tutte le varie boss fight, più questa statua cambia di forma e più si modifica. Inizialmente è soltanto l'immagine del cavaliere. Dopo aver sconfitto tutte le boss fight al secondo livello di difficoltà, la statua prende forma in realtà di quello che diventa il cavaliere durante il finale che abbiamo visto normalmente all'interno del gioco. Ovvero quella creatura fatta comunque come l'ombra del cavaliere, ma con anche dei tentacoli giganti. Questa statua è accompagnata pure dalla descrizione di vuoto dato forma, proprio perché molto probabilmente quel punto lì del gioco, con la nostra potenza a quel punto lì del gioco, era appunto noi che prendevamo forma e davamo una forma al vuoto per combattere lo splendore, ma se riusciamo a sconfiggere ogni boss fight nella sua difficoltà più elevata, la statua si trasformerà in appunto la statua del Signore delle Ombre, The Lord of Shades, accompagnato con la descrizione di vuoto dato concentrazione. Noi, continuando a diventare più potenti e continuando sempre di più a concentrare il potere del vuoto e sintonizzandosi con divinità, noi abbiamo dato concentrazione al vuoto, che adesso non ha più soltanto una forma, ma ha anche non una mente, perché tecnicamente il termine corretto non è mente, ma che si riesce a concentrare in questa creatura gigantesca che distrugge completamente lo splendore nella sua forma più potente, dello splendore assoluto, e a quel punto è completamente libero e distrugge completamente il Pantheon, si porta con sé tutte le creature e sembra iniziare a uscire nel mondo esterno al di fuori della cercatrice degli dei. Questo non solo ha conseguenze sui cercatori degli dei e sul Pantheon in sé, perché vediamo anche la scena dove Ornette ci sta aspettando al Tempio dell'Uovo Nero per andare a sconfiggere appunto l'Hollow Knight e per andare a finire il gioco normalmente come avremmo fatto negli altri finali, ma qua vediamo che l'infezione causata dallo splendore sta iniziando piano piano a scomparire. Quindi quello che noi abbiamo fatto all'interno del mondo dei sogni, all'interno del Pantheon, in realtà ha conseguenze sul mondo reale ed ha effettivamente sconfitto anche lo splendore che normalmente saremmo andati a sconfiggere nell'alto finale del gioco. E questo qua porta appunto anche al finale, che è un pochino un cliffhanger, dove l'Hollow Knight si risveglia, è libero e si prepara a combattere Ornette. Cosa che non ha troppo senso perché comunque era incatenato, quindi come ha fatto a liberarsi? Non è chiarissimo, però comunque questo qua è quello che va a succedere. La domanda più importante è appunto che dalla cercatrice degli dei iniziano a uscire dei tentacoli e sembra che l'abisso e il vuoto stiano iniziando ad espandersi al di fuori di quel corpo lì. Quindi quello che siamo andati a fare è risvegliare questa antica entità, antica creatura fatta di vuoto che probabilmente controllava il vuoto e che forse era anche venerata in passato dalla civiltà che appunto era collegata al vuoto e tutti i discorsi del genere. E a quel punto risvegliandola riesce a tornare nel mondo reale e andare a distruggere nido sacro? Non lo sappiamo, ma tecnicamente anche in questo caso qua c'è un finale differente. Perché se noi andremo a fare le stesse cose che abbiamo fatto per il Pantheon, ovvero sconfiggere i primi tre Pantheon, poi sconfiggere il quarto e poi arrivare in fondo, sconfiggere il quinto, sconfiggere lo splendore, risvegliare lo Shade Lord e tutto, se non abbiamo fatto quello, ma abbiamo anche preso uno dei fiori speciali che abbiamo utilizzato per una vecchia quest di uno dei cinque cavalieri, la... non è la Dama Grigia, Grey Mourner, comunque in inglese. Se portiamo uno dei fiori del Grey Mourner, che sappiamo essere soltanto una creatura molto particolare, proveniente anche da un altro regno originalmente, non sappiamo moltissimo al riguardo, ma sappiamo soltanto che c'ha questi fiori particolari, che possiamo portarne uno alla cercatrice degli dei. Se noi glielo portiamo e se noi sconfiggiamo lo splendore assoluto nello stesso modo, abbiamo un finale differente.
In questo caso qua abbiamo lo stesso identico finale, ma sembra che lo Shade Lord e il vuoto non riescano ad uscire dal corpo della cercatrice degli dei, ma il fiore riesce completamente ad annullarli e a fargli scomparire. Non sappiamo benissimo questo cosa significa, cosa va a portare, perché siamo sicuri che quei fiori lì, nonostante sono bianchi, sono pallidi e hanno un pochino di particelle particolari che potrebbero ricordare comunque la Dama Bianca o il Re Pallido, l'Uro Verme, e quindi ti potrebbero far pensare che appunto è il potere dell'Uro Verme che riesce a vincolare lo Shade Lord e riesce a bloccarlo, in realtà non è così. Perché da quello che sappiamo, in realtà quei fiori non provengono da Nido Sacro e originalmente vivono da un'altra landa, da un'altra terra. Potrebbero forse essere comunque collegati a l'Uro Verme, la sua razza d'origine e quel posto lì? Possibilmente. Sappiamo soltanto che questa cosa qua riesce a contenere lo Shade Lord e riesce a farlo scomparire assieme a Cercatore di Dei, assieme a Splendore Assoluto e assieme a tutto. Quindi questi qua sono i 5 finali e questa qua è la fine di Hollow Knight. Ci sono infinite cose di cui si potrebbe parlare di questo gioco qua e ho cercato di essere il più completo possibile, nonostante ho utilizzato un glitch, cosa che mi dispiace ancora un sacco, perché ho speso un sacco di ore a cercare di finire il quinto Pantheon, ma comunque non ci sono riuscito perché c'è quel cazzo di Markoth e Zote. Zote, secondo me, come boss fight in sé può essere anche divertente, ma in una boss rush di 50 nemici non puoi mettermi un combattimento così random, e Markoth è il combattimento più difficile del gioco ed anche il più brutto. Per questo non sono andato avanti, non c'è proprio voglia. Però questo qua è tutto per Hollow Knight. Adesso, il prossimo gioco sarà Hollow Knight Silksong. Inizialmente doveva essere un DLC di Hollow Knight base, ma si è rivelato essere un progetto troppo grande, quindi il Team Cherry ha deciso di trasformarlo in un gioco a sé stante, in un sequel, si potrebbe anche dire, è un Hollow Knight 2 tecnicamente, che molto probabilmente riusciremo ad andare a giocare quest'anno. Adesso, sarà un sequel? Sarà un prequel? Non lo so, io ho visto molto poco del gioco e sappiamo che appunto i finali del Pantheon sono dei cliffhanger che si concludono con Ornette che sta per combattere l'Hollow Knight. Io però non credo che Silksong sarà un continuo rispetto a quel finale lì. Da quello che sappiamo, tecnicamente tutti i finali di Hollow Knight sono canonici. Il Team Cherry ha voluto dire in modo specifico e ha insistito sul fatto che appunto tutti i finali di Hollow Knight sono canonici a loro modo. Quindi non c'è un vero true ending, un bad ending o roba simile. Si potrebbe dire casomai che il finale che noi abbiamo fatto nel gioco base è il finale migliore, e il Sealed Siblings oppure il finale dove lo Shade Lord entra a Nido Sacro sono i finali più brutti, però sono tutti canonici, sono tutti importanti tecnicamente. Quindi secondo me in realtà molto probabilmente Silksong sarà un prequel, e sono sicuro al 99% che non sarà ambientato a Nido Sacro ma sarà ambientato in un'altra terra che molto probabilmente si potrebbe ricollegare alle Tessitrici e a tutto quel discorso lì. Però per il nostro viaggio con il Wanderer's Journal e con il Gab, penso che possa essere tutto. In ogni caso, scusate il ritardo con questo episodio finale qua, purtroppo però ha richiesto davvero davvero molto lavoro perché c'erano più di 30 ore di gioco riassunte e un sacco di file da gestire. Penso che per Hollow Knight possa essere tutto. Ma quindi, spero che vi abbiate apprezzato, spero di vedervi in futuro in un'altra serie. Ciao a tutti.